Sì, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vediamo come distinguere una voce in maschera da una voce nasale. Vediamo. Cantare in libertà. Dovendo proiettare la nostra aria in una zona della maschera, quindi tendenzialmente noi spostiamo il suono verso una zona dove ci sono i seni paranasali, frontali, quindi in questa zona, ed è molto semplice confondere una voce ben proiettata con una voce nasale a volte. Come facciamo ad accorgerci se siamo nel naso con il suono oppure semplicemente in maschera? C'è un esercizio molto semplice che possiamo fare dove noi possiamo chiudere il naso e capire se il suono si interrompe o varia oppure no. Vi faccio un esempio. Questo suono. Secondo voi com'è, in maschera o nel naso? Chiudiamo il naso e vediamo che cosa succede. Il suono non varia perché è in maschera, è proiettato in questa zona, ma non va a risuonare nel naso. A differenza di. Sentite che il suono si interrompe proprio perché c'è molta nasalizzazione in questo suono. Quindi quando noi cantiamo, se chiudiamo il naso, ci possiamo accorgere se il suono lo proiettiamo in maschera, quindi correttamente, oppure se va nel naso. Facciamo un esempio. Il suono va bene. Se faccio si sente che il suono va proprio nel naso. Quindi, con questo esercizio è molto semplice capire. Ovviamente, quando noi facciamo i suoni muti, cioè dove la bocca si chiude, tipo la M, P, B. Quindi, ovviamente, essendo la bocca chiusa, il suono deve uscire dal naso in maniera fisiologica, naturale. Quindi, in quel caso, se noi diciamo e chiudiamo il naso, ovviamente il suono deve uscire di là e si sente, ma questo non vuol dire che stiamo andando a nasalizzare, ma è proprio un sistema che è naturale così. Cioè, se noi chiudiamo la bocca, il suono esce dal naso. In quel caso, non serve fare questo esercizio di chiudere il naso perché avremo un suono comunque sempre nasale. Dobbiamo cercare nei suoni aperti, nelle vocali, di fare questo tipo di controllo. Quindi sulla A, la E, tutte le vocali. Insomma, questo è il tipo di esercizio che possiamo fare. Quindi ragazzi, se vi accorgete che cantando e chiudendo il naso il vostro suono cambia, vuol dire che state nasalizzando. Basterà spostare il suono poco a poco più in basso verso la bocca per risolvere questo tipo di problema, se a voi questo suono non piace. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.